Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sì, diciamo che questo con i problemi della maggioranza non c'entra niente. Questo, l'arresto di Messina Denaro, è una notizia di primissima grandezza nella lotta alla criminalità organizzata e a quel che restava di Cosa Nostra, perché ricordiamoci che noi lo abbiamo sempre descritto come il successore di Riina, di Provenzano. In realtà lui era un successore sui generis, cioè era uno che a cui non piaceva tanto occuparsi di tutte le beghe di Cosa Nostra, tanto che qualche anno fa ci fu a Palermo un tentativo di ricostituire la commissione, li arrestarono tutti, ma era una riunione di vecchietti, cioè erano tutti sui 75-80, e poi in realtà nessuno di loro aveva una catena di comando a disposizione. No, ma se Messina Denaro era uno forte, molto forte, insomma, però anche uno molto dedito ai suoi interessi. Questo può averlo perduto, cioè l'invidia per uno che, insomma, si faceva molto gli affari suoi. Diciamo. È un fanatico, certo, dell'osso, la bella vita. Adesso, insomma, sappiamo pochissimo dell'arresto, ma possiamo dirlo, è sorprendente che l'abbiano preso a Palermo. Pare fosse una clinica di Palermo, in una pare delle che avessi più importanti un tumore che stava curando per questo tumore. Ma dico, cioè, secondo te, adesso Provenzano, per dire, si andò a fare una piccola operazione alla prostata a Marsiglia, perché la latitanza ha dei suoi problemi, no? Cioè non sei perfettamente libero. Invece lui doveva sentirsi talmente sicuro da farsi ricoverare in una delle più importanti cliniche di Palermo, entrare e uscire per le terapie e stare tranquillo che a nessuno venisse il ghiribizzo di dire: ma quello strano signore che viene a farsi... Ha pure tentato di fuggire, l'hanno raggiunto in un bar, una cosa abbastanza rocambolesca, naturalmente con i rosti, i carabinieri, che hanno invece avuto questa grande, importante vittoria. Sento anche subito Alessandro.